sta per marcare il confine, non si può fingere più. Le vene che pompano sangue e i nervi vanno da sé. Sono più in tiro che mai, amaro in bocca, che sale forte per te. All'affluenza di oggi c'è stata abbastanza gente, comunque non all'inizio, ma verso le 10, così si è arrivato un po' di più. Comunque ho visto molta gente che si interessava anche per esempio al Museo Bianchi, o comunque molta gente che veniva qui, molte persone che chiedevano a varie scuole, non a una sola, quindi partivano già con idee chiare. Beh, soprattutto con i genitori, e soprattutto i genitori tremano un po' sinceramente. Cominciano a spiegargli guarda che non è proprio così, guarda che l'economia aziendale non è basata sulla matematica, vabbè. Cioè comunque gli spiegano meglio che secondo loro. E sbagliano a volte. A volte sì, i genitori a volte sbagliano, e almeno non pensano. Frequento il Museo Bianchi di Monza, allora prima di andarci mi sono iscritta al liceo classico Zucchi, però dopo 5 mesi ho cambiato. Ho cambiato perché studiavo troppo, se studiavo 5 ore a pomeriggio comunque mi sembravano anche troppe, alcune materie non le trovavo interessanti. E sono stata molto ben indirizzata verso un classico, appunto perché già alle medie ci facevano fare magari del latino, delle ore di latino durante il pomeriggio, e poi comunque ci hanno portato molto di più allo Zucchi rispetto comunque che erano materie. Io ho casi di compagni che comunque si sono trovati male però sono stati bocciati e poi hanno cambiato. Durante l'anno hanno cambiato e sono andati, per esempio una mia compagna dal San Biagio ha cambiato comunque, però dopo essere stata bocciata due volte alla fine ha cambiato. O un altro amico che per esempio, cioè adesso non va più a scuola, è stato bocciato due volte però con questo lavora, però comunque non si sono trovati male come materie e come professori, ma più che altro proprio non era l'indirizzo per loro. Tra l'altro i genitori decidono per te, cioè alla fine io sono avuto la fortuna che comunque i miei genitori mi hanno detto di scegliere, mi hanno messo davanti a tutte le scuole e mi hanno detto scegli tu quello che ti piace di più, però a volte alcuni genitori ti obbligano a scegliere una scuola che deve essere per forza liceo, deve essere per forza un istituto tecnico e non può essere magari un professionale, però se alla fine uno ha l'attinenza per poterne fare una, fa quella che secondo me ritiene più giusto fare. Quando scherziamo diciamo che preferiremmo, cioè, rimandare la scelta all'anno prossimo, perché ancora questa qui è un'età un po' intermedia. L'anno scorso avevamo voglia di frequentare magari un liceo importante, poi quest'anno invece ci sono altre voglie, come cioè, più il divertimento a volte, cose come la musica, le band, cose che ci interessano diverse.
terze, quarte e quinte il mio sistema è outdoor, che mi attiva la resistenza, che in questo caso sarebbe questa resistenza, che è la resistenza che si muove e la lavatrice comincia a girare, a lavare. Yeah.